benvenuti all'anteprima del Frusciante al cinema. Sono stato invitato dalla Koch qui a Milano in questo caldo pomeriggio di settembre per vedere The Green Inferno di Eli Roth in super anteprima, perché la prima anteprima mondiale sarà il 24 settembre mi pare a Roma. E devo dire la verità, mi aspettavo veramente poco. In realtà sono rimasto colpito perché è un film che mi ha proprio divertito, un film dal quale mi aspettavo frattaglie, un po' di sociale, un po' di quell'ironia che Eli Roth ha sempre nei suoi film. E abbassa la pena, quindi una visione piacevole, molto veloce. Forse mi aspettavo ancora più sangue, ancora più frattaglie, visto com'era partita l'idea. Certo è che è un film che, senza svelare troppo, la trama è la più semplice del mondo: degli attivisti stanno andando a cercare di fermare una grande società che sta buttando giù in Perù un po' di foresta e salvare questi indigeni. Invece, mentre fanno ciò, cascano con l'aereo in mezzo agli indigeni, gli indigeni li scambiano per quelli che vogliono far fuori e si iniziano a pappà uno dopo l'altro o a fargli le peggio cose. Il film funziona bene perché ha dei personaggi che sono odiosi dal primo all'ultimo, tranne forse la protagonista, che lo diventa meno. Quindi tutta la violenza che viene fatta su questi personaggi borghesissimi che vogliono salvare il mondo attraverso cazzate, non attraverso fatti veri e reali. Non è infatti un caso che il protagonista sia un bel infamone, che si scopre più avanti il perché di questa sua azione. E quindi Eli Roth, come cazzo si dice, si conferma uno dei registi più interessanti della nuova generazione. Si capisce perché: tutti lo conosceranno probabilmente per aver fatto L'Orso e Bastardi senza gloria. Poi vorrei ricordare il suo gioiellino, il suo primo film, che era Cabin Fever, e di due discreti hostel dove comunque la critica sociale, l'avventura e il film giovanilisti, quell'horror, si fondevano abbastanza bene. In effetti questo film di Roth, più che un omaggio a Deodato, del quale comunque sì, ci sono due o tre scene riportate, del quale si vede grazie a Deodato, quindi c'è un ringraziamento gigantesco a Ruggerone, si scopre un Eli Roth forse più maturo. Le battute ci sono, il film è veramente ironico, ma la forte satira sociale però è quella che fa vivere il film al di sopra di roba tipo quella dell'Asylum, ed anche la sua messa in scena, che non è assolutamente banale, ma è curatissima nei dettagli. Quindi alla fine un film intelligente, tutto sommato, stupido quando deve essere stupido, che critica tutto e tutti, chiaramente contro le multinazionali, e dei piccoli discorsi fanno intuire che il mondo non va come tutti quelli, specialmente di destra, che pensano vada, cioè così tanto bene, che in realtà tre quarti del mondo muore e noi stiamo qui a bere birra o a fare guacchio all'università. Quindi, che dire più di qui da Milano, con il Pellegrino Dormiente che è venuto come quest star a farmi subito, l'ho visto 20 minuti fa, subito, a caldo freddo, questa recensione. Che posso dire di più? È andato a vedere al cinema perché è un film che ha beccato, da quello che ho saputo adesso, vietato ai minori di 18 anni. Uno scandalo per un film del genere, quando poi praticamente i film di Neri Parenti o di Pieraccioni neanche probabilmente passano in censura, quando dovrebbero essere vietati ai 37 di anni. Comunque, visto che noi ci buttiamo sempre la merda, voi sedicenni fate finta di avere 18 anni, andate al cinema uguale, tanto vi fanno passare, e o se no fate come quando ero ragazzo io, beccate uno di 18 anni fuori, gli fai: io ti do un paio d'euro, gli fai il biglietto anche a me, entri, tranquillo e facile. Quindi vi sto facendo due, dicendo delle cose belle e legali da non fare, ma che in realtà vanno fatte, perché la Koch ha avuto una bella intuizione. Eli Roth purtroppo non è stato con noi in diretta Skype, ci sarà domani 3:30, io sono di Livorno e non posso ritornare più un'altra volta, quindi gli ho lasciato le domande che intendevo fargli scritte in inglese lì. Se le faranno bene e poi mi faranno avere la risposta di lui, tanto meglio, le metterò nel video. Se no, vado a fanculo anche Eli Roth, e chi è? Tanto mi sono divertito, una giornata a Milano, purtroppo senza la mia moglie,
e purtroppo col pelle che ci si vede 3 minuti, perché tra 2 dovrò ripartire e prendere il treno. Brock, dove sei? No, fermo! Devo trovare il mio GPS. Siamo in mezzo alla giungla. Non ci troveranno mai. Potrei mandare un SOS. La nostra unica speranza sono i segnali di fumo. Il tuo GPS è sparito, merda. State calmi. Lamentarsi non serve a niente. Cercatelo. È fatto per resistere agli urti. Fa parte del kit di sopravvivenza. Dobbiamo trovarlo. È il GPS. È solo un cellulare. Adesso siamo proprio fottuti. Green Inferno è un film d'avventura in realtà, che ha al suo interno molto splatter, ma in realtà mi ricorda i film avventurosi anni 70, più che i film mondo movie come lo hanno definito. Tra l'altro faccio presente che chi mette Cannibal Holocaust e Mangiati Vivi, Cannibal Ferox nei mondo movie sta dicendo una grande stronzata, perché mondo movie sono i falsi documentari nati con Jacopetti e Prosperi e poi deflagrati nel più fascismo e nel becero possibile, nonostante l'interesse tecnico e di alcuni film. Quindi Lusciante vi saluta da Milano, vi consiglio di andare a vedere Green Inferno, un film girato molto bene anche tecnicamente, molta macchina a mano, bei colori, attori un po' scarsini, ma nel complesso il film diverte veramente. Tra l'altro la protagonista è buonissima e sarà sposata il regista. Scarrellaccio! Pusca, pusca! Pusla! Questo Frusciante al cinema finisce qui, vi saluto io, vi saluta il pelle, vi saluta la cocca, vi saluta i regali che mi sono occupato, poster e cazzate varie che poi vi farò vedere nel prossimo video. E un abbraccio a Leonora, un abbraccio ai ragazzi della Video Industries, un abbraccio a Martin, un abbraccio a Pella, a Lilith, a tutti. E vi faccio presente che sul canale della Video Industries non ci conviene un cazzo con questa cosa, ma ce lo dico. E ora inizieremo a ributtarci dentro roba. Abbiamo bisogno di iscritti, non fate che siccome c'è scritto comunicaria vi fate fermare. Venite a Video Industries, noi siamo noi, potetemi di tutto il resto. Comunque abbiamo delle belle ideuzze che da novembre, settembre, ottobre, novembre cominceranno a riuscire sul canale. Seguiteci quindi, seguite il canale di Frusciante, seguite il canale di Frim, seguite il pelle, seguite tutti, seguite un po' chi cazzo vi pare, basta che non seguite le teste di cazzo che parlano solo di videogiochi guardando un videogioco o giocandoci. Vi prego, pensate un po' con la vostra testa, neanche con la mia. Buona Ugo, ci si vede da Milano, Frusciante è tutta anche stavolta. Possiamo invadere un paese perché fa qualcosa che crediamo sia immorale. Lo so, penso solo che dovremmo fare di più per la foresta pluviale. Starlight, two drops.
È ora di fare la differenza. Così. Che vogliono farci? Dobbiamo andarcene. Lo sai che cosa significa? Lo sai quello che ci stanno facendo?